Don Mario, un'interessante iniziativa. Oggi si parla di difesa di vita, di famiglia, qui presso la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, con interventi qualificati. Sì, è un giorno di festa per la famiglia, per le famiglie, perché possiamo sempre di più capire che il nucleo fondamentale della nostra società è e continua a essere la famiglia, fondata sul sacramento del matrimonio e aperta alla vita. Questo è il doppio taglio che abbiamo voluto dare all'incontro convegno che si farà oggi nella nostra comunità, aperto a tutta la città e a tutta la diocesi. A parlarci ci sono persone altamente qualificate, anche dal punto di vista oltre che teologico, pastorale, e speriamo di tornare a casa rinvigoriti nella convinzione che dobbiamo essere famiglie e la parrocchia stessa deve essere famiglia di famiglie. Eppure si parla tanto di nuove famiglie, di famiglie allargate. La vostra posizione? La posizione della Chiesa è quella di essere accoglienti nei confronti di tutti, ma partendo con la certezza che il punto di riferimento e di partenza è, diciamo, l'elemento a cui tutti dobbiamo guardare è sempre la famiglia sacramentale. Le altre realtà vanno accompagnate oltre che accolte. Papa Francesco in Amoris Laetitiae questo lo dice in maniera chiara. Quindi ci sono tante nuove realtà che bisogna attenzionare, ma sempre sapendo che non è una sostituzione dell'istituzione famiglia sacramentale, ma bisogna comprendere che dobbiamo anche saper dire una parola di accoglienza e soprattutto di formazione a queste nuove realtà. Ecco, lei è sempre attento alle dinamiche sociali, ai fenomeni sociali, specialmente qui nel nostro territorio. C'è un rischio in questo senso che mina la famiglia? Ci sono tanti rischi. Purtroppo non viviamo più in un mondo in cui la famiglia è posta al centro. Il vero centro della cultura e delle mode di oggi è l'io o l'io personale, e spesso e volentieri la famiglia viene considerata come una delle tante possibilità, non sapendo che scardinando questo nucleo fondamentale si scardina la società nelle sue fondamenta. Oggi qui ad Agrigento, in un interessante convegno, un'iniziativa presso la parrocchia del Sacro Cuore, dove si discute di vita e di famiglia. Sì, abbiamo pensato di dar vita a questo incontro perché bisogna rilanciare il lavoro per una cultura della vita e della famiglia, perché sono beni assolutamente fondanti di qualsivoglia società, voglia dirsi civile, perché sono beni squisitamente laici, non solo patrimonio dei credenti, perché sono nel cuore di tutti gli uomini di buona volontà e perché oggi ci sono molte aggressioni alla vita umana, soprattutto nella fase iniziale e terminale, e molti attacchi frontali alla famiglia, che da secoli è invece cellula e risorsa per la persona e per la società e fondamento di ogni comunità. È importantissimo riportare al centro dell'attenzione, della cultura e anche della politica del popolo italiano i valori della vita e della famiglia, perché sono esattamente due valori che principalmente vengono ad essere molte volte offesi e feriti dall'impostazione culturale corrente. Mettere al centro la vita e la famiglia significa costruire il vero bene comune per tutta la nostra società. Voi avvertite un allarme in questo senso, un attacco alla famiglia? Assolutamente sì, ad esempio ci lascia veramente atterriti l'idea che possa passare un'istanza culturale tipo il diritto d'aborto o tipo che le famiglie possono essere di vario tipo. La famiglia è una soltanto, papà, mamma e bambini. Il diritto a un aborto non esiste, mentre invece esiste il diritto alla vita di tutti dal concepimento alla morte naturale, e questo è quello che noi vogliamo difendere e promuovere. Ecco, il ruolo dell'Alleanza Cattolica in questo contesto, oggi qui in questa iniziativa dove si discute della difesa dei valori della vita e della famiglia, qual è?
diffondere innanzitutto la bellezza della vita e della famiglia. La vita e la famiglia sono innanzitutto dati di natura, se noi non rispettiamo questi dati dobbiamo allora rassegnarci al declino demografico, a una Italia senza nascite, a mettere da parte le donne, non assisterle, insomma rinunciare al nostro futuro. Eppure si discute tanto di un allargamento della famiglia in senso più lato. Allargare la famiglia non significa ovviamente fare il bene dei figli, dobbiamo guardare appunto a loro, rovesciare la prospettiva, non guardare qual è l'interesse degli adulti, ma qual è l'interesse dei bambini, se non quello di avere una mamma ed un papà. Alleanza Cattolica cosa chiede al nuovo governo? Chiede innanzitutto appunto un welfare per la vita, cioè assistere le donne in difficoltà, aiutare appunto a far nascere bimbi, aiutare le famiglie, aiutare le vite deboli. Anche da un punto di vista economico-finanziario ovviamente. Certamente l'importanza del quoziente familiare, è ingiusto trattare allo stesso modo famiglie con più figli o ovviamente dei single.